Hanno incrociato le braccia, in mare non si esce. Gli armatori hanno deciso di fermarsi volontariamente dopo essersi riuniti ieri anche alla presenza del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, solidale con la marineria e vicino al settore. Il caro gasolio è un macigno da 50 centesimi a 1,10 euro al litro. Una delle tante spese e anche sopravvivere è diventato impossibile. L'appello alle istituzioni: trovare la soluzione. Abbiamo deciso di fermarci volontariamente dopo esserci comunque confrontati con le altre marinerie d'Italia, infatti tutta Italia oggi è ferma, per il caro gasolio, perché è diventata una cosa, cioè si va a perdere. Oggi uscire per mare tra spese vive e comunque sostenere anche i nostri dipendenti non è più fattibile. In questo momento si è deciso di fermarsi volontariamente almeno per questa settimana. Aspettiamo un incontro con il ministro, comunque sul ministero, che si dovrebbe tenere mercoledì. Ci sono varie proposte sul tavolo da parte nostra per riuscire a vedere di affrontare questa situazione, con la speranza di riuscire ad arrivare ad una soluzione. Io sono capitano sulla mia barca e purtroppo Con tutto ciò che vado per mare io, faccio io capitano, motorista, non ce la faccio andare avanti. Sono delle spese troppo sostenibili che non sappiamo proprio come fare più. È una vita di sacrifici buttata così, al vento. Non si può andare, non si può andare, no, non è che non ci abbiamo voglia, noi ci abbiamo voglia di lavorare, però non ci fanno lavorare in questo modo qua, non si può più lavorare. Tra le proposte, anticipare il fermo biologico e poter beneficiare dei fondi appositi. Adesso è impossibile, voglio dire, siamo arrivati al gasolio aumentato del 120%, quindi loro non ce la fanno proprio. E ieri in una riunione hanno deciso tutti quanti assieme, quindi si sono riuniti, tutta la marineria ha deciso di fermarsi. Noi già dalla scorsa settimana abbiamo chiesto un anticipo del fermo e quindi almeno di recuperare questo periodo come anticipo del fermo. Poi stiamo scrivendo in continuazione alla Regione come associazione di categoria regionale per riuscire a sbloccare questi fondi che, ripeto, sono stati già stanziati. Ci sono, bisogna fare solo il bando, non si capisce perché sto bando non si riesce a fare.